Ben ritornati nel mio canale. Oggi sono qui, sì, mi vedete vestita uguale, non so come caricherò questi video, però oggi sto facendo un po' di registrazioni, quindi sono sempre vestita e truccata allo stesso modo, quindi perdonatemi. Sono qua per fare il tag, il meglio e il peggio di me, il peggio e il meglio di me tag, che l'ho visto in giro per YouTube e mi è piaciuto come domande e quindi lo sto per andare a fare. Iniziamo subito quindi. Allora, il peggio e il meglio di me. La prima domanda dice: il peggiore e il migliore appuntamento. Allora, il peggiore appuntamento è stato un po' di anni fa, un paio di anni fa penso, con un ragazzo conosciuto in chat. Era un pochino un appuntamento al buio, sì lo so, non fatelo a casa perché non si fa, è un po' pericoloso, però mi ero fidata, era un periodo in cui avevo proprio bisogno di attenzione, avevo bisogno di avere qualcuno accanto che mi ascoltasse e mi capisse, e sono andata in questo appuntamento dove lui non è che l'avevo già visto, aveva una foto di profilo, quindi io sapevo più o meno com'era, e quando l'ho visto ho detto oh mio Dio! Cioè proprio non mi piaceva, però vabbè, era molto simpatico, era così, diciamo, come possiamo dire, gentile, ecco, e quindi ci siamo fatti una passeggiata e ci siamo presi un caffè. Ma perché dico che è il peggiore appuntamento? Perché lui mi ha anche mentito, a quanto pare mi ha fatto schifo, e praticamente mi ha detto che aveva lasciato la macchina in un parcheggio a pagamento, cosa che invece non era vero perché... In pratica quel giorno lì c'erano i parcheggi gratis dappertutto perché era una domenica, e quindi alla fine ho scoperto che era una balla, non vedeva l'ora di sbollonarmi e dire via da questa qua, e quindi è stato il peggiore appuntamento e non l'ho mai più sentito, ma non ci ho perso niente e sinceramente non l'avrei comunque richiamato, e è stato il peggiore. Il miglior appuntamento, quelli che ho avuto col mio ex, comunque è stata una storia importante, quindi ho avuto tanti appuntamenti belli e sinceramente non ne ricordo uno proprio in particolare, però ce ne sono stati tanti, quindi quasi tutti. Poi la seconda domanda dice: il peggiore e il miglior complimento ricevuto. Allora, il peggiore complimento ricevuto, che poi non era un complimento, cioè voglio dire, che ero onorifica, quindi grazie, ti voglio un sacco di bene, cioè veramente, e quindi mi ha fatto stare male, mi ha fatto, come dire, arrabbiare, perché comunque una persona magra è sempre vista male, come dire, o è anoressica o non mangia o ha dei problemi o è fragile eccetera eccetera, cosa che non è vera, ognuno è com'è. Il miglior complimento ricevuto, di solito li ricevo o per i capelli, perché le piacciono veramente tanto, sia come colore che come, diciamo, come sono, cioè adesso sono un po' più lisci, però di solito sono un po' più mossi, eccetera, e per gli occhi, perché ho dei begli occhi, insomma, a me piacciono i miei occhi, ecco, mi piacciono, sono verdi, mi piace la forma che hanno, e quindi di solito i migliori complimenti li ricevo su questi due, diciamo, particolari del mio viso. Poi, tre, peggiore e miglior viaggio. Allora, il peggior viaggio penso di averlo fatto in montagna quando ero piccola con i miei genitori, perché comunque a me non è mai piaciuta tanto la montagna, però si sa che quando si è piccoli si va un po' dove lo portano, ovviamente, non è che puoi ribellarti, però non mi divertivo, non mi piacevo, pattivo la macchina, stavo male, arrivavo su, avevo sempre qualcosa, e quindi sono questi i peggiori. Il miglior viaggio che ricordo è, penso, quello in Spagna, perché comunque era la mia prima volta all'estero, la mia prima volta sull'aereo, la mia prima volta in Spagna e sull'oceano, eccetera, e quindi mi sono divertita, mi è piaciuto tantissimo il posto, e tra l'altro nel video Sara Magic on the Road potete vedere qualche immagine, qualche video che avevo fatto, e davvero mi è piaciuto molto, anche se sono stati solo 4 giorni, però... mi piace quando vai a vedere un'altra cultura, proprio un altro posto che non sia Italia, ecco, quindi è il miglior viaggio. Poi, il peggiore e il miglior voto preso a scuola. Beh, questo è facile. Allora, il peggior voto è stato 3 in matematica, che più o meno la mia media era del 4, quindi il 3 è stato proprio il peggio. Io non so fare 2 più 2, quindi ragazzi, sono messa male, lo so, però veramente 3, penso che sia il voto più basso che ho preso. E il voto migliore è 10, 10 li ho presi non tantissime volte, perché non ero una secchiona per niente, però li prendevo in inglese, li avevo presi una volta in una cosa di disegno dove dovevo fare dei bozzetti di moda, e forse una volta in italiano in qualche tema, perché comunque a scrivere me la cavo abbastanza. Poi c'è il peggiore e il miglior film visto. Allora,
Il peggior film, adesso io come sapete non mi ricordo mai i titoli, però ce ne sono stati, quelli soprattutto che o non hanno un finale o non si capisce nulla e veramente ti cadono le braccia. Mentre il miglior film che ho visto è difficilissimo dirlo perché come sempre io non riesco a dire il miglior film che ho visto perché non lo so perché, perché quando vedo un film diciamo che se mi piace ed è uno dei tanti che mi piace. Comunque vi cito The Host, che veramente era un film che mi è piaciuto e me lo ricordo, quindi mi piace ricordarlo e direi quello. Poi, la peggiore e la migliore cosa che hai mangiato. Allora, la peggior cosa che ho mangiato è stata, non so neanche cosa fosse veramente, comunque è stato al ristorante cinese ed era una specie di frutto rotondo così, sul viola, lilla, una roba strana, ed era orribile, era terribile. Mi hanno detto è buono, e c'era gente che lo mangiava come se fosse ciliegia, e io l'ho provato, l'ho preso, l'ho proprio messo in bocca. E sono rimasta malissimo perché era orribile, cioè mi è venuto da vomitare. Aveva un sapore tipo di, non lo so, tra la muffa, l'aspro e uno schifo totale. Quindi sicuramente è stato quello. Io odio quel frutto, non so cosa sia. Alcuni mi hanno detto che si chiama mora cinese, è proprio molliccio ed è terribile, mio Dio. La miglior cosa che hai mangiato, allora io cito i macaron al pistacchio, perché veramente adoro questi biscottini, questi pasticcini francesi che veramente sono la fine del mondo, mi piacciono tanto e al pistacchio spaccano di brutto e mi piacciono in una maniera allucinante. La prima volta che li ho mangiati me li hanno portati direttamente da Parigi, una famiglia che viene in villeggiatura qua dalle mie parti e c'erano tanti gusti, mi hanno portato un assaggio di praticamente 5-6 gusti, c'era cioccolato, pistacchio, caffè, arancia e fragola. E ovviamente io, molto altruista, ho subito preso tutti, ho detto, beh, li assaggio tutti io. E mia madre mi ha detto, no, cara mia, li assaggiamo anche noi, io e tuo padre. E avevano anche ragione, poverini, però io sono molto golosa, non li avevo mai assaggiati, anche perché costano molto cari e quindi per qua a Torino non li ho mai presi, eccetera. E così avevo diviso questi biscotti e li abbiamo assaggiati un po' tutti e sicuramente il mio preferito è quello al pistacchio, la bontà divina. Poi, la peggiore e la miglior cosa che ti sia successa. Allora, la peggior cosa che mi sia successa, la peggior cosa, io penso che si riferisca comunque a avvenimenti. Peggior cosa, oddio, penso che ne avrei da dire, ma adesso non me ne vengono in mente. Comunque, di spaventi ne ho presi nella mia vita, anche abbastanza forti, però adesso non mi vengono in mente proprio esperienze da raccontarvi. E quindi, boh, potrei dirvi, beh, sicuramente tutti i lutti che ho avuto a partire da mio zio, dal mio cane, sono stati mia nonna, eccetera, sono stati momenti molto brutti. E la miglior cosa, allora io sarò banale forse, sarò anche, non lo so, superficiale, non lo so, ma le miglior cose che mi sono successe sono legate a concerti, convention, viaggi, sono perché io mi emoziono davvero tanto e le vivo a mille e quindi sono sicuramente quelle, le cose più belle, ecco. Poi il peggior incubo e il miglior sogno. Allora, il peggior incubo è stato. Questo ve la devo raccontare. È stato quando ho sognato che praticamente ero a casa mia, uscivo di casa e c'erano un sacco di camion, scavatori, eccetera, eccetera, che scavavano davanti a casa mia. E io ho iniziato a dire: perché scavate? Cosa succede? Cosa succede? E in pratica c'era un signore che guidava queste cose e mi fa: stiamo facendo dei rilevamenti. Io ho detto, rilevamenti di cosa? Mi fa, ma hanno trovato dei cadaveri, delle cose così qua vicino e quindi dobbiamo cercarne altri. E poi tutto in un tratto io mi ritrovo praticamente, mentre guardavo questo panorama di draghi che scavavano, di camion, eccetera, mi ritrovo tipo un flash, tutta buia, e poi quando si accende di nuovo la luce, in una stanza piena di fiale di sangue, occhi, feti, robe horror, proprio cervelli, eccetera, e non riesco a uscire, sono praticamente messa così, cioè io sono qua e la parete è qua e sono spiaccicata contro questa cabina degli orrori, chiamiamola così, e non riesco assolutamente a uscire, e urlo, urlo, e non riesco, nessuno mi salva, ecco, poi mi sveglio fortunatamente, però è stato angosciantissimo, una cosa terribile, quindi il peggiore incubo sicuramente. Invece il miglior sogno è stato quando ho sognato
Ho sognato, ho fatto, si chiamano, ho scoperto in seguito, sogni lucidi, ovvero nel sogno mi sono resa conto di sognare. Ed è una cosa bellissima, cioè è una cosa meravigliosa, perché tu sei nel tuo sogno e dici, ah, questo è un sogno e posso fare quello che voglio. E quindi mi ricordo che mi ero messa a volare, ero andata in giro per il mondo e potevo fare un sacco di cose, ed è stato veramente il miglior sogno. L'ultima domanda dice il peggiore e il migliore anno della tua vita. Allora, non posso rispondere concretamente a questa domanda per il semplice motivo che ho anni in cui succedono cose belle e anni in cui succedono cose brutte. Un anno particolarmente brutto è stato il 2013, dove sono successe un po' di cose, insomma, abbastanza brutte. E anni belli belli, proprio da dire un anno stupendo, non ce ne sono stati ancora, quindi boh, speriamo in quest'anno, chi lo sa. E comunque ogni anno ha il suo lato negativo, il suo lato bello, eccetera, eccetera. Il tanto è finito, andate in pace. Mi sembra quasi di dire messa ogni tanto. Niente, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un pollice in su se così è stato. E iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!